Tips, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete già letto dal titolo, andiamo a fare un try on haul di Zaful autunnale, perché l'autunno è alle porte e quindi ho preso un pochettino di vestiti che mi sono stati gentilmente omaggiati dal brand, che ringrazio infinitamente. Quindi vi mostro un po' i capi prima e poi ve li faccio vedere indossati in altri clip, così avete una visione completa di quelli che sono i vestiti. I vestiti arrivano in queste box di plastica personalizzate e ogni capo di abbigliamento ha la propria etichetta. E partiamo con questo primo prodotto qua, che sono dei leggings sportivi da palestra. Ho preso questo leggings grigio qua perché ho già il top, il pezzo di sopra, e quindi ho voluto prendere anche il leggings. La particolarità di questi è che sotto, che dietro hanno sulle chiappette, vedete, questa arricciatura in mezzo che fa sì che, rientrando un po' nelle chiappe, ve le fa sembrare più grosse. E in più ha questa invece cucitura sotto grigia scura, vedete, che fa sì che sembrino anche più alte. Insomma, questi leggings vi fanno delle chiappe che in realtà non avete, super fake, però sono veramente belli, comodi, elasticizzati, a vita alta, mi piacciono molto. Io faccio sempre palestra, lo sapete, perciò mi servono, quindi l'ho presi. Passiamo poi ad un vestito. Questo l'ho indossato una sera a cena fuori ed è veramente bellissimo. È un vestito così, che ha sulla parte avanti un incrocio che fa sì che il seno sia all'interno di queste due fasce che si incrociano sul davanti. Dopodiché ha la pancia un pochettino scoperta e sotto è un semplicissimo tubino con tutta questa arricciatura sul davanti che aiuta molto a nascondere, per esempio, la pancia o qualche rotolino in più che abbiamo. Ed è a maniche lunghe marrone. Ovviamente così non si capirà molto, si capirà sicuramente meglio indossato, ma è veramente stupendo. Anche la qualità molto molto bella, non è assolutamente trasparente, veste molto bene. Di tutto quello che ho preso vi dico anche le taglie. Questo vestito ho preso una taglia S ed è perfetta, mentre dei leggings prima, che non vi ho detto, ho preso sempre una S. Un altro vestito che ho preso è questo qui. Vi dico subito, taglia 36 europea. Metto direttamente la clip di questo perché è impossibile da farvi vedere, perché soltanto per capire come si indossava ci ho messo 10 minuti, è un po' complicato ed è molto molto extra. Diciamo che io questo lo indosserei solo ed esclusivamente per andare in discoteca, perché è molto sexy, molto osé. Quindi chiaramente per andare a cena fuori è un po' esagerato, perché è bello scollatino e fa vedere un bel po'. Ovviamente poi scegliete voi se vi sentite a vostro agio ad andare in giro così, io non tantissimo, perciò ecco, ci andrei giusto in discoteca, che è uno di quei posti dove andrei vestita così. Ha la gonna tubino molto corta e appunto ve lo faccio vedere indossato perché questo non si capisce bene. Prossimo capo, andiamo avanti con una maglia. Questa la adoro, è una maglia zebrata, quindi con la trama zebrata, ma la particolarità è che dietro è tutta quanta aperta, quindi avanti è così, una classica maglia a maniche lunghe con lo stile zebrato, mentre dietro, vedete, è tutta quanta aperta ad eccezione della fascia, diciamo, che va dietro al collo, e ha questi fili che si legano intorno alla pancia. Questa è perfetta per l'autunno perché è bella, leggerina, però a maniche lunghe, ed è carina sia da tutti i giorni, per uscire magari anche per andare a cena fuori, con il fatto che ha il dettaglio della schiena scoperta. Mi piace tantissimo, poi il materiale è fatto benissimo, molto morbido. Questo anche è una taglia S. Proseguiamo poi con un altro abito, anche lui taglia EUR 36, scusate, ed è una taglia S. Questo anche mi piace moltissimo ed è praticamente sempre un tubino, perché io indosso praticamente solo tubini, fatto così, e la particolarità è, diciamo, tutto il taglio che ha nella zona avanti, perché vedete ha tutti quanti dei fori. Questo foro grande sotto è il foro dell'ombelico, quindi si vede per bene l'ombelico. Dopodiché ha le maniche che sono leggermente staccate rispetto a tutto il resto del vestito, quindi partono, diciamo, da qua. E poi ha il codino delle coppe del reggiseno, diciamo, che si lega intorno al collo. Anche questo è abbastanza osè, meno di quello nero, però anche lui abbastanza. Lo indosserei anche questo in discoteca. E questo qui, secondo me, se avete anche il piercing all'ombelico,
stupendo perché appunto ha quel buchetto sotto che fa vedere proprio l'ombelico, quindi se avete il piercing ancora meglio. Io non ce l'ho, ma vorrei tanto farlo, ci penso se farlo. Ma comunque il vestito ha questo materiale particolare, vedete com'è tipo a quadrettini, però non è trasparente, cioè è fatto veramente bene il tessuto. Mi piace molto 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 anche il colore beige, così secondo me con l'abbronzatura sta da Dio. Passiamo poi a due cose che ovviamente per ovvie ragioni non vi farò vedere indossate, ma soltanto qui ovviamente, perché sono due completini intimi. Volevo prendere comunque due completini intimi perché volevo testarne la qualità e devo dire che sono rimasta piacevolmente colpita. Allora, il primo è questo, quindi abbiamo un reggiseno fatto così a balconcino, non imbottito, non ha la coppa chiusa, ma ha la coppa semplicemente così a rete in pizzo ed ha sotto il ferretto che tiene fermo il seno, così. Dopodiché ha questo spazio vuoto qui in mezzo ed ha questa striscia decorativa. Dietro poi è fatto così ed ha poi le spalline tipo in raso barra cotone, non so bene che materiale è. Molto molto carino, sicuramente molto sexy. E poi ha la mutandina abbinata, che è una mutandina fatta così. Quindi anche lei ha giusto la copertura interna della parte proprio intima intima sotto, mentre per tutto il resto, vedete, è fatta in pizzo ed è un perizoma. Ed ha poi qui il dettaglio del cerchietto e la parte qui nera che richiama un po' le bretelle del reggiseno, molto grazioso. Questo qui ho preso una taglia M perché volevo la coppa del reggiseno abbastanza grande, perché di solito questi tipo di completi intimi la S del seno è molto molto piccolo. Poi per il Natale che si avvicina, visto che di solito si dice che a Natale e Capodanno bisogna indossare l'intimo rosso e io non l'ho mai fatto, quest'anno ho detto sapete che c'è, lo faccio anch'io. Quindi ho preso un completino rosso. Anche questo è molto simile a quello che vi ho fatto vedere prima, quindi anche lui non ha le coppe ma il pizzo ed ha, vedete, il sotto con il ferretto che tiene sul seno. Nella parte qui in mezzo è chiuso sempre dal pizzo e dietro meno particolare di quello perché ha semplicemente, vedete, la banda che si chiude con un po' il pizzo velato che si vede e le bretelle anche qua dello stesso materiale di quello nero. Questo è anche molto sexy, però magari un pochino più classico, secondo me perfetto per Natale da indossare sotto ai vari vestiti. E poi la mutandina invece anche qua è un perizoma ed ha tutta la parte avanti con il pizzo, esattamente come il reggiseno, mentre la parte dietro è velata e anche qua ha la parte di cotone più spessa coperta per quanto riguarda la mutandina. E davanti anche lei ha questi micro anelli rossi, quindi tutto quanto coordinato, molto carino. E visto che ero in tema di Natale, perché dall'autunno al Natale è un attimo, ho preso un maglioncino natalizio. Anche lui l'ho sempre desiderato, non l'ho mai preso, perché l'idea di acquistare un maglione natalizio che poi metti quell'anno e basta, un po' mi dispiace perché metti il maglione e mai più, perché io sono fissata che non indosso spesso le stesse cose, oppure comprare un maglioncino e indossarlo ogni Natale una palla, perciò non l'ho mai preso. Quest'anno, grazie a Zaful, ho avuto la possibilità di prendere un maglioncino natalizio e quindi ho preso questo qua. Molto carino e la trama è super natalizia, è verde e rosso, un po' stile coperta invernale ed ha appunto tutte queste decorazioni, non so bene come si definiscano, forse come le tovaglie, quelle di picnic, non so bene, comunque è tutto quanto con lo sfondo verde e poi ha questi rombi rossi con tutte queste strisciate, striscette bianche, un po' simil battuta a macchina da cucire. Mi piace veramente tantissimo questo verde ed è un classico maglioncino, ovviamente a maniche lunghe, molto più pesante di tutti i prodotti che vi ho fatto vedere prima, ovviamente perché questo va indossato a Natale, a dicembre dove fa molto più freddo. Morbidissimo, un materiale secondo me molto caldo, veramente valido. Vi comunico anche che ho un codice sconto, ovvero GD22, che potete applicare al checkout senza minimo di spesa, quindi avrete lo sconto del 22% sul totale, a prescindere da quanto spendete, ma comunque trovate giù nell'info box tutti quanti i dettagli, il riepilogo del codice sconto, il link al sito e il link diretto anche a tutti i capi, in modo tale che potete facilmente
ovviamente recuperare tutti i capi che vi ho mostrato. Spero tantissimo che il video vi sia piaciuto e che soprattutto le clip dove indosso i vestiti siano state più chiarificanti dal punto di vista di come stanno addosso. E niente, grazie mille per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye!